Il sindaco leghista di Legnano, Giambattista Frattus, dimessosi in seguito all'arresto con l'accusa di corruzione e turbativa di asta, ha ritirato le proprie dimissioni. Il primo cittadino della Lega del comune in provincia di Milano torna così sui propri passi, nonostante l'inchiesta nei suoi confronti della procura di Busto Arsizio, che indaga per tangenti. Video, arresto sindaco legnano, buona fede, rilevo che c'è un'emergenza corruzione nel nostro paese. La decisione è stata comunicata dal legale di Frattus, l'avvocato Alessandro Bernasconi, con una lettera recapitata all'attenzione del commissario prefettizio. Una scelta, quella del sindaco del Carroccio, pienamente sostenuta da Paolo Grimoldi, segretario nazionale della Lega Lombarda, nonché da tutti i sindaci, i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio e della provincia leghista del Ticino. Il mondo leghista di cui sopra, in una nota, dichiara, in queste settimane tutta la Lega, dai suoi vertici alla sua base, ha ripetutamente manifestato la sua totale fiducia e la sua stima. Immutate in Giambattista Frattus. Per questo oggi siamo tutti con lui, e non solo a parole, e non possiamo che sostenerlo senza se e senza ma in questa sua decisione di buon senso di ritirare le dimissioni da sindaco di Legnano è la miglior decisione. E ancora, abbiamo piena fiducia nella giustizia e siamo certi che verrà fatta totale chiarezza sulla posizione di Frattus e che non resteranno ombre su di lui, ma l'amministrazione di un comune importante come Legnano non può attendere i tempi lunghi della nostra giustizia. Non sarebbe giusto un passo indietro, neppure nei confronti dei cittadini di Legnano che con il loro voto hanno scelto Frattus come loro sindaco, non sarebbe giusto attendere i tempi troppo lunghi della giustizia, per cui come Lega diciamo e ripetiamo a gran voce che siamo tutti con Giambattista Frattus e sposiamo la sua scelta di ritirare le dimissioni. Vai avanti Frattus, per la Lega, per Legnano. Scelti per te da MSN.